Ok, questa è la terza volta che ricomincio questo video. Prima è passato il trattore, poi è passata una moto da cross smarmittata. Adesso si sente in lontananza un motosega, comunque c'è sempre più quiete di prima, quindi ci riprovo. Ciao a tutti e bentornati su Hack Your Farm. Io sono Marino e in questa bella mattina, che dove anche il gallo ci dà il suo buongiorno, andrò a estrarre l'humus di lombrico dalla lettiera per poi farlo asciugare per lo stoccaggio. Ok, si parte! Nei video e negli short della scorsa settimana vi ho fatto vedere come si faceva a far spostare i lombrichi in maniera gentile da un posto all'altro della lettiera per poi poter estrarre l'humus. Qui per terra ho steso un telo in cui metterò l'humus. Il telo è sufficientemente ampio in modo che ho anche la possibilità di ripiegarlo sopra per proteggerlo dalle intemperie. Vado abbastanza tranquillo nell'affondare la vanga perché ho messo un doppio strato di telo sopra la rete metallica antitalpa. Solo smuovendolo così si sente già un profumo di sottobosco. Guardate com'è bello scuro. Fantastico. Come sapete, il lombricompostaggio è una tecnica di trasformazione della materia organica operata dai lombrichi e da determinati animaletti e microbi vari. Qui devo fare una precisazione. Anche se parlo spesso di lombricompostaggio o vermicompostaggio, nonostante il nome bisogna tenere a mente che questo processo non è affatto un compostaggio. Perché, come ho spiegato nel video del compost, se non l'avete visto trovate il link in descrizione, il compost deve essere considerato principalmente come un processo chimico in cui l'interazione tra il carbonio e l'azoto e i microrganismi decompositori producono un aumento di calore controllato, ma significativo. Il risultato di questa interazione porta ad un rilascio dell'energia sotto forma di calore, che in alcuni casi arriva anche a superare i 65 gradi centigradi. Mentre la temperatura tipica del lombricompostaggio è compatibile con la vita dei lombrichi e altri animaletti e batteri, e la temperatura è molto più bassa, si aggira sicuramente sotto i 40 gradi. Quindi, se volessimo differenziare maggiormente sul piano scientifico i due processi, potremmo dire che il compostaggio è un processo chimico guidato dai microrganismi, mentre il vermicompostaggio, o per meglio dire lumificazione, è un processo fisico che è operato soprattutto dai lombrichi. Per quanto riguarda i microbi coinvolti nei due processi, il compostaggio impiega maggiormente microbi termofili, mentre nell'umificazione i microbi coinvolti sono quelli mesofili, che vivono a temperature più basse, compatibili con le temperature adatte per i lombrichi. A queste temperature si insediano anche altri tipi di decompositori, come ad esempio i funghi. Più avanti ne parleremo e spiegheremo perché sono importanti anche loro. Altra differenza tra questi due processi è data dalla profondità di lavoro dei microrganismi. Ma vediamo cosa intendo per profondità di lavoro. Se vi ricordate, sempre nel video del compost,
Avevo detto che il compostaggio del cumulo per innescare il processo di decomposizione ha la necessità di possedere un'altezza idonea, attorno agli 80 cm, poiché l'attività microbica si concentra soprattutto nel mezzo del cumulo, per poi gradualmente espandersi anche un po' verso le estremità. Mentre invece nel processo di umificazione i lombrichi si concentrano solitamente nella parte alta del cumulo, nei primi 15 o 20 cm. Esistono comunque lombrichi che lavorano a profondità anche maggiori. Pensate che sono stati classificati più di 9.000 specie di vermi nel mondo, ma poco meno di una decina sono utilizzati per il vermicompostaggio. I tipi che uso io sono gli Eisenia fetida e gli Eisenia andrei, che per semplificare tutti quanti chiamano lombrichi rossi californiani. Questi lombrichi sono velocissimi nel decomporre il materiale organico e poi, lavorando quasi in superficie, sono perfetti per essere impiegati nei sistemi CFT. In questi sistemi l'estrazione dell'humus avviene dal basso, lasciando indisturbati i lombrichi negli strati superiori. Nella serra in muratura interrata ho un sistema CFT autocostruito. Prossimamente farò un video anche su quello. Anche sotto l'aspetto della durata dei processi ci sono delle sostanziali differenze. Infatti, per il compostaggio, dalla prima fase di allestimento, passando per la fase di riscaldamento, infine alla stagionatura, il processo può richiedere un minimo di 4 mesi fino a 6 mesi per gli impianti industriali, o a volte anche di più, poiché dipende da molti fattori, tra cui anche il materiale organico da decomporre. L'humus, invece, in un sistema correttamente alimentato, può essere considerato finito nell'arco di 8-12 settimane. L'ultima differenza importante tra compost e humus di lombrico, di cui voglio parlarvi, è la differenza di sostanze presenti utili per le piante. Questa differenza l'ho appositamente lasciata per ultima perché secondo me è la più importante. Anche se il compost ha caratteristiche che lo rendono l'ammendante organico più completo e naturale, penso che l'humus di lombrico sia ancora meglio e adesso vi dico il perché. Da diverse ricerche scientifiche sull'humus di lombrico è stata confermata la massiccia presenza di enzimi e ormoni della crescita, come l'auxina e l'etilene, che hanno un ruolo fondamentale nei processi di sviluppo e crescita delle piante. Oppure anche le gibberelline, che sono delle sostanze ormonali prodotte dai funghi e aiutano la germinazione dei semi e anche la fruttificazione. Alcuni di questi fitoormoni sono prodotti dall'intestino dell'ombrico e parrebbe che tutti insieme, oltre ad essere degli stimolanti per la crescita delle piante, abbiano anche una capacità inibitoria verso l'attacco di agenti patogeni. Niente, il gallo stamattina sembra un tantino sbarellato. Sono le 11:30 e canta ancora, aveva fatto le ore piccole. Bene, ho estratto i primi 2 metri di humus dalla lettiera, ora lo terrò qui su questo telo ad asciugare. Nel caso in cui dovesse piovere lo coprirò con un telo. Ragazzi, che profumo di bosco! We'll be right back.
Ecco perché si chiama Black Magic. È veramente scuro. Tra qualche giorno lo passerò al vaglio per separare eventuali residui lignei non decomposti e poi lo sistemerò nei sacchi per lo stoccaggio. Questo humus lo userò per fare il tè di lombrico da usare come fertilizzante per le fragole in pieno campo e anche come soluzione madre per le piantine in idroponica. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto mettete un bel like. Nel frattempo io vado a controllare Funky il Gallo se è ancora sintonizzato sull'orario di Rio de Janeiro. Buon humus a tutti! Ciao!